Se in qualche modo cadessi in un buco nero, potrebbe cambiare il tuo futuro e cancellare il tuo passato. Beh, almeno in teoria. Iniziamo col mondo in cui viviamo. Qui sul pianeta Terra, il tuo passato può sicuramente definire il tuo futuro. Immagina però di non essere sulla Terra, ma da qualche parte là fuori nell'universo infinito e di imbatterti in un certo tipo di buco nero. Quello scoperto da un matematico della UC Berkeley. Per non confonderlo con un normale buco nero, lo chiameremo buco nero benigno. Il motivo per cui avremmo bisogno di questo specifico buco nero è che è altamente improbabile rimanere vivi in un normale buco nero. Ma, secondo alcuni calcoli effettuati da un ricercatore postdoc della UC Berkeley, questo specifico tipo di buchi neri potrebbe espandersi a un ritmo accelerato. È questo che renderebbe possibile sopravvivere alla transizione dal nostro mondo deterministico a un buco nero che non è deterministico. Immaginiamo che tu sia sopravvissuto a quel passaggio e che ora ti stia avvicinando al centro di un buco nero benigno. È impossibile immaginare cosa c'è dentro. Se potessi effettivamente entrarvi, non saresti in grado di comunicare al mondo esterno quali cose interessanti sono nascoste lì dentro. Ma non è questo che ci interessa adesso, dobbiamo capire come liberarci del passato. Inz, il matematico appena citato, studia i buchi neri non rotanti che hanno una carica elettrica. La cosa più importante è che, oltre all'orizzonte degli eventi, hanno anche l'orizzonte di Cauchy. È il luogo dove il cosiddetto determinismo semplicemente cessa di esistere. Potrebbe sembrare troppo difficile, ma te lo spiego. L'orizzonte di Cauchy è il luogo dove il tuo passato non determina più il tuo futuro. Ecco quindi un metodo dimostrato matematicamente e apparentemente funzionante su come liberarsi del proprio passato. Tutto quello che devi fare è andare nello spazio, trovare un particolare buco nero, raggiungerne il centro e arrivare all'orizzonte di Cauchy. Se tutto ciò ti sembra troppo complicato, puoi semplicemente cercare di non commettere errori qui sulla Terra. Le idee di cancellare il passato o avere un numero infinito di opzioni nel futuro sono tanto irrealistiche quanto affascinanti. Immagina, nessuno sa che non sei riuscito a entrare all'università e a prendere una laurea e hai l'opportunità di fare ciò che vuoi. Ma solo in teoria. Nella realtà, una volta entrato nel buco nero, non quello specifico di cui abbiamo già parlato, è probabile che sparirai una volta per tutte. Ma ehi, non essere triste! Sto parlando solo della tua attuale forma fisica. Se non capisci cosa intendo, sappi che si tratta di un curioso principio della meccanica quantistica che può essere spiegato in modo semplice. Per cominciare, immagina di non essere un umano, ma informazioni. Hai la tua esperienza, il tuo background e i tuoi pensieri. Tutto ciò rappresenta le informazioni che sei. Ora immagina una chiavetta USB o un libro. Entrambe queste cose contengono informazioni. Se distruggi una chiavetta USB che contiene musica e film, non esisterà più nella sua forma fisica, ma le informazioni che raccoglieva non smetteranno di esistere. Lo stesso vale per il libro. Se lo bruci, le informazioni che contiene non vengono bruciate, ma continuano a esistere in un'altra forma. Quindi, questa divertente teoria sostiene che, anche se qualcuno supera l'orizzonte degli eventi, il punto di non ritorno prima di essere spaghettificato, non smette di esistere. In altre parole, i viaggiatori nell'universo continuano a esistere, ma sotto forma di informazioni. Ora torniamo ai buchi neri. Secondo Stephen Hawking, i buchi neri emettono radiazioni. Queste radiazioni li fanno restringere e, con il tempo, molto tempo, un buco nero può restringersi così tanto da sparire. Quindi, cosa succede all'astronauta che è rimasto intrappolato in un buco nero se questo scompare? No, non verrà espulso dal buco nero nella sua forma originaria, ma sotto forma di radiazione di Hawking. È solo una teoria, però. Ricordi che nessuno sa esattamente cosa succede in un buco nero? Un'altra teoria afferma che ciò che succede in un buco nero non rimane veramente nel buco nero. Sembra un'ottima alternativa a Las Vegas se tutti i voli per il fine settimana sono stati prenotati. Alcuni scienziati ritengono che un buco nero potrebbe avere un portale dove si può tornare indietro nel tempo. Secondo questa teoria, c'è un buco bianco alla fine di un buco nero. Se ci arrivi, puoi annullare le cose. Hai rotto il vaso preferito di tua madre? Salta dentro il buco bianco e sarà come nuovo. Hai fatto una frittata e spremuto del succo d'arancia fresco, ma per qualche ragione hai perso l'appetito? Non è un problema se cucini dentro un buco bianco.
Le uova tornano integre, le arance sono nuovamente intere e succose. Addio sprechi di cibo! Far tornare indietro il tempo sembra interessante, quindi immagino che potremmo effettivamente aver bisogno di un buco nero. Se fosse creato in laboratorio, però, potrebbe divorare cose fino a diventare abbastanza grande da consumare l'intero pianeta. Inizierebbe a inghiottire il grande collisore di adroni, cosa che potrebbe creare qualcosa di simile a un buco nero qui sulla Terra. Prossima tappa, Ginevra, dove si trova il grande collisore. Poi l'intera Svizzera e in seguito l'Europa. A quel punto non ci vorrebbe molto prima che anche la Terra scompaia. Fortunatamente, se un buco nero dovesse apparire, sarebbe così piccolo da non riuscire a fare nulla. I buchi neri, in realtà, producono molta energia e la rilasciano, spesso sotto forma di calore, come una fornace. Questo significa che svaniscono quando terminano il carburante. Anche se venisse creato un buco nero microscopico stabile, crescerebbe così lentamente che non succederebbe nulla. Supponendo che sopravviva abbastanza a lungo ad assorbire le minuscole particelle intorno a sé, un buco nero di queste dimensioni impiegherebbe un tempo lunghissimo per raggiungere un chilo di peso. Ma un buco nero sulla Terra potrebbe essere fantastico. Anche uno relativamente piccolo potrebbe emettere abbastanza energia da alimentare completamente l'umanità. Stiamo parlando molto di cibo, vero? Non dimentichiamoci della spaghettificazione. Il concetto è piuttosto semplice, riguarda la gravità. Immagina di giocare con un chewing gum. Con la tua forza puoi facilmente allungarlo così da ottenere un filo lungo e sottile. Lo stesso succede a te. La forza del buco nero è sufficiente per allungarti come se fossi un pezzo di chewing gum. La gravità ti tiene stretto da un lato, facendoti allungare. Potresti chiederti come mai non vieni spaghettificato sulla Terra se c'è anche la gravità? Facile, è semplicemente troppo debole per farlo. Se chiedessi a una farfalla di allungare una gomma, sarebbe in grado di farlo? Probabilmente no, i suoi piccoli arti sono semplicemente troppo deboli. La Terra è semplicemente troppo debole rispetto a un buco nero. Quindi, se ti stavi chiedendo se raggiungerai mai 2 metri, potrebbe non succedere mai sulla Terra, ma una volta in un buco nero puoi superarli di gran lunga. Il tuo momento di massima altezza non durerà a lungo, però. Se allunghi un chewing gum, a un certo punto si strapperà. Lo stesso succederà a te a causa della spaghettificazione.